Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, come state? Spero bene, tutto bene? Io sì, grazie. Allora, nuovo videoblog questa volta di domenica. Innanzitutto volevo dirvi che finalmente sto riuscendo a fare altri video, quindi non lo so, spero che questi video vi possano piacere, che vi siano soprattutto di compagnia, perché a me i videoblog mi fanno tanta compagnia, come potete ben vedere. Nulla, quindi niente ragazze, adesso non so, vorrei fare il letto, ma mi sa che stavolta non lo faccio, no, perché mi faccio un po'. Casomai se mi viene in mente lo faccio in un altro momento. Off camera. Adesso qua andiamo. Aia, ho qualcosa nella scarpa, non so cosa, ma cosa nella scarpa. Aspetta un secondo. Oddio mio, che cosa ho nella scarpa? Non lo so. Qualcosa che mi intralcia di sicuro. Già. E niente, aspettate un secondo. Un attimo solo. Che diavolo è la scarpa? Niente. Cioè, nella mia pantofolina. Già. E niente. Quindi, infine, stamattina credo che dovesse piovere, invece non ha dato pioggia, cosa che doveva dare pioggia non ne ha dato, ma insomma ci mancherebbe solo quello, che desse pioggia. Aspettate un secondo, mi vedo male, ok. Quindi niente, tutto sommato volevo truccarmi, ma anche oggi è nata, non sono riuscita a truccarmi. Che dirvi di bello? E vai, che bello che sto riuscendo a fare questi video così. Non sono molto sorridente oggi, però non è bello neanche stare lì a fare video senza avere un minimo di sorrisino, dai ragazze. Già, aspetta un secondo che chiudo queste... Ah, ecco qua, non si può chiudere. Però qui sì. Ok. Chiudiamo almeno un po'. E nulla, quindi sono con il mio pigiamino di Snoopy, perché io anche io adoro Snoopy, e mi piace tanto Snoopy, come Angela e Carmen, non so se delle due amano, chi delle due amano Angela, Snoopy, Angela o Carmen, cioè il canale delle Martinos, non lo so, non ne ho idea, però vabbè. E nulla, quindi io ho questo pigiamino che... Questo pezzo qua rispecchia un po' il, vedete qua, questo, il pantalone, e niente. Volevo farmi un secondo caffè, ma mi sa che non me lo faccio, perché ho già preso altre cose che non sto qua a dire. Ho preso delle gocce, per stare più calma. Però il caffè mi sa che non me lo prendo. O me lo prendo il caffè, boh. Non ne ho idea. Me lo prendo a casa mai dopo pranzo, dai. Alla fin fine. Quindi, ragazze mie belle. Oggi ho dormito fino a tardi. Perché sì, ho dormito fino a tardi. Mi sono alzata che erano le 8:09. Allora, mia nonna è venuta in camera a mettermi le gocce alle 8:30. E alle 9, alle 9 nulla, mi sono risvegliata, anzi mi sono svegliata perché, diciamo la verità, stavo cercando di riposare un altro po' perché il sonno a me non c'è cosa che mi lascia, nel senso che se io voglio svegliarmi non mi riesci a svegliarmi subito perché dormo troppo... Dormo, come devo dire, mi sveglio che, come si dice, non riesco sempre a svegliarmi perché ho il sonno pesante, come tutto, ho il sonno pesante, non ci riesco.
svegliarmi e niente, questo è quanto. Mentre quando mi voglio fare un caffè che ho mal di stomaco o altre cose, prendo il caffè ginseng, che poi ginseng non è ginseng di che, manco ci credo a questo ginseng. E niente, mi prendo il caffè che devo prendermi. Allora io prendo Suerte, se non l'avete fatto caso, prendo il Suerte, e il Suerte mi piace tantissimo. Sì. Nulla. Basta che non stia salendo qua uno dei miei, perché non, mamma mia, che due palle quando salgono quelli qua su. Lo so che non si può dire, però mi dà fastidio. Cioè. Sì, lo so, voi direte, ma sei scocciata per cosa? No, non sono scocciata, ormai sono seccata, vabbè, scocciata, seccata, la stessa cosa. Ai, povera me, già. Sì, già non stanno venendo qui, però parlo di mio zio. Quando uno dei miei zii non vado molto d'accordo, perché preferisco che non vengano qua. Perché non siamo in buoni rapporti con uno dei miei zii. Se vedono questo video non me ne può fregare di meno, ragazze. Devono capire di stare giù in casa loro. Al massimo taglio questo pezzo, però è la verità e niente. Al massimo taglierò qualche pezzo di quello che non dovevo dire, perché quando ho detto la verità è perché veramente non se ne può più di miei zii, che veramente rompono le bolse fino all'anima. E niente, come ho passato ieri il weekend? Allora, il weekend l'ho passato a guardare i vostri video, non tutti, perché non ce la faccio a guardare tutti, non ho tutto questo tempo di guardarvi, però un pezzettino per volta vi ho guardati. Allora, adesso sto guardando una youtuber molto bella, è francese, che mi piace molto perché ha un modo di truccarsi spettacolare. Si chiama Priscilla qualcosa, non mi ricordo come, però so che si chiama Priscilla. Ed è bellissima, bravissima e la adoro, troppo brava. Ha un canale spettacolare, seguitela perché è troppo brava. Se mi vedete guardare da quella parte, perché sto sperando che non arrivi nessuno, a parte mia nonna quando è rientrata alla Santa Messa, perché è andata alla Santa Messa. E niente, quindi vi stavo dicendo, sì, che questa YouTuber che io seguo è francese, secondo me vi allontano un po', e quindi in teoria la seguo perché è troppo brava a truccarsi, e il suo modo di truccarsi mi incentiva a truccarmi a me anche quando non registro i video. Quindi non vedo perché non mi devo truccare come fa anche lei e come fa Clio, come fanno tanti altri di voi, come fate tanti altri di voi. E niente, ragazze, era solo per dirvi questo, che il weekend l'ho passato a guardare video di trucchi, video svuota la spesa e video, anche vlog, vlogmas di tutti i tipi, anche guardare la televisione, guardare un po' di tele, guardare filmati di siti archeologici. Non sono ancora passata dalla pirottina, ovviamente, ma passerò prima o poi. Poi che ho visto qualche video, no, devo guardare anche i video di Lady Podcast, che lei parla anche di cose sul cyberbullismo. Sì, cyberbullismo, e poi vabbè, tante
tante altre cose, ragazze, ne parla. Di cosa ha parlato? Anche di... No, non mi ricordo, ragazzi, cosa ha parlato. So solo che ha parlato del bullismo, di altri tipi di contenuti che adesso su dei cantanti, no, cantanti, attori, scusate, attori, i politici degli anni passati, cioè dell'Ottocento, se non erro. Non vorrei dire una fesseria. Lei è di podcast, se mi senti in questo video, correggimi, ok? E niente. E poi, cos'altro da dirvi? Niente. Comunque, ieri ho passato a guardare tutte queste robe qui, su YouTube, ma anche in televisione ho guardato tanta roba e niente. Poi ovviamente sono uscita per fare delle compere, non delle compere, cioè aprire una commissione, prendere il Green Pass, perché sto Green Pass, se no, se vado in un ospedale o chissà dove, non mi fanno passare e hanno ragione. Quindi ho dovuto, non so se si può dire Green Pass, io l'ho detto, casomai lo cancello, questo, non che lo cancello, taglio il pezzo dove ho detto sta frase. Dove sono andata in farmacia a fare una commissione per me e per mia nonna, stop, non ho fatto altro, stop. Poi siamo andati anche in un negozio di alimentari e niente, a come dire, come posso meglio dire, a comprare delle cose, a prendere una cassa d'acqua e un pacco di Scottex e anche due boccette. Sì, che ti sto dicendo? Due cartoncini di latte. Ecco, due cartoni di latte e niente, Parmalat, che è quello che tra l'altro piace a me. E niente, ragazze. Quindi alla fine sono stata bene ieri perché sono uscita un po' per non stare sempre chiusa tra queste quattro mura di casa mia. E non sono uscita molto, sono uscita solo giusto per fare delle commissioni a mia nonna insieme a lei e poi niente. Basta, mi hanno fatto tutto questo. Cioè, cosa devo dirvi? Ah. Oggi adesso è un altro video, non ho scritto niente, ma non voglio scrivere niente, anche se non ottengo risultati visual, pazienza. Se nel prossimo video mi scriverò qualcosa sarà per grazia mia e anche perché non ho questa memoria di ferro, con cui mi dicono molte persone che io ho la memoria di ferro. Poi, vabbè. C'è una, c'è mia zia di solito che urla come una pazza, quindi lasciamo perdere. Mi deconcentra, mi desconcentra da quello che io dico. Già. Poi urla, 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 strilla come un'aquila, una cosa pazzesca. Vabbè, lasciamo perdere. Si dirà, ma tu mi hai fatto fare una figura di M di fronte a YouTube Italia? Cavoli tuoi, non è un problema mio se tu urli mentre io sto a divertirmi su YouTube. Tu urli, ti fa sentire tutta la via di dove abito io. Problemi miei non sono, sono tutti i problemi tuoi. Quindi tu se vuoi urlare e farti sentire come... Bene, continua così. Che fai molta strada quando fai questo... Quando fai questa... Vabbè, meglio che taccio, che non mi becco qualche brutta sorpresa. Vabbè, niente ragazze, sono già durati i video abbastanza, io mi sa che questo video lo lascio così e ci si becca un prossimo video. A dopo, ciao.